Come è stato questo? No, come ha detto ieri abbiamo parlato dopo la partita, perché non è stata una contro Sora, non è stata una bellissima partita, non penso che abbiamo giocato bene, però l'importante è stato il risultato, perché questo periodo giochiamo ogni 3 giorni e da solito è qui che le squadre perdono punti, e questo periodo è molto importante di non perdere punti e quindi dobbiamo stare tutti concentrati, e è importante il risultato che abbiamo fatto 3-0 a Sora, adesso dobbiamo giocare contro Monza e provare a prendere più punti possibile. Francesco, cosa fa? Sì, Henry, proprio su questa cosa, hai la sensazione che quest'anno sia un po' diverso questo aspetto, vero? Nonostante non abbiate giocato bene, però avete vinto comunque bene 3-0. L'anno scorso, oltre a qualche punto perso, perdevate anche magari 3-1, soffrendo tanto. Noti la differenza o è stato semplicemente un caso? No, certo, secondo me quest'anno c'è più esperienza di queste cose. Primo perché siamo con consapevolezza, no, che l'anno scorso forse abbiamo pagato tanto questi punti, questa partita persa, queste partite preparate male dove abbiamo lasciato punti, e alla fine stagione è quei punti che contano di più. E quindi quest'anno non vogliamo fare gli stessi errori. Poi certo che l'arrivo di Bruno, che porta molta esperienza in più per il gruppo, per la squadra, queste partite non lasciamo punti, invece forse l'anno scorso li lasciavamo. Però comunque l'anno scorso è l'anno scorso, quest'anno è l'anno nuovo e vogliamo vincere, quindi non dobbiamo lasciare punti sulla strada, dobbiamo prendere tutto, dobbiamo vincere tutto. Come stai? No, voglio sapere come stai, no, fisicamente. Ma stiamo bene, io sto bene, la schiena adesso a posto al 100%, continuo il lavoro fisico per metterla a posto, però adesso sto bene, non ho più dolore e direi che siamo pronti tutti. Quindi, a proposito, l'anno scorso c'era la sensazione che anche nelle partite, tra virgolette, facili, la squadra dipendesse comunque da come giocavi tu. Quest'anno ha vinto l'MVP Sarri la prima partita, l'hai vinto tu la seconda contro Verona, domenica credo che l'abbia vinto Bruno, ma comunque il migliore in campo è stato Ronaldo, di fatto per il gestore di palla alta. C'è più ricambio, c'è più possibilità che se c'è uno di voi tre in giornata storta, quell'altro gli dia una mano. Sì, no, certo, siamo più, direi più, non so come si dice in francese, si dice omogeneo, Più equilibrata. sì, più equilibrati, esattamente, esatto, e questo è un aiuto per tutti, per tutta la squadra, e come l'ha detto Rado, non solo i 6 giocatori che sono in campo, perché anche in allenamento quando facciamo le 6 contro 6, dall'altra parte spinge anche tanto, e grazie a loro, perché grazie a quelli che giocano di meno, perché poi la domenica arriviamo pronti. Quindi siamo veramente un bel gruppo che abbiamo tutti voglia di far bene, che spingiamo tutti, e si vede anche sul campo, e come l'hai detto tu, una volta può fare la differenza Giulio, una volta Arnaut, l'altra volta sarà me, l'altra volta sarà Max Holt. Veramente siamo veramente un gruppo quest'anno. È un calendario, Erwin, che vi può no, accompagnare direi bene no, nella vostra crescita, nel senso che ci sono squadre che sulla carta, quindi bisogna vincere, bisogna giocare, quello lo sappiamo, però insomma vi possono accompagnare no, nella crescita. E Castellana, Sora, Monza è sempre no, un gradino in più, uno step in più. Noi questo non lo vediamo, noi prepariamo partita dopo partita, no? Non guardiamo chi giocheremo, cioè, come hai detto tu, forse lo guarda lo staff, però noi questo weekend giochiamo, no, mercoledì giochiamo Monza, dopo sappiamo che c'è Piacenza, ma molto avanti non guardiamo tanto, noi prepariamo partita dopo partita, però l'importante è che quando arriva la partita sei pronto, chiunque arriva deve essere pronto quando arriva la partita. Qual è stato il fondamentale che ti ha colpito di più della squadra? Insomma, Rado ha detto che in battuta state facendo la differenza, poi siete cresciuti in contrattacco. Dov'è secondo te che siete già veramente a buon punto e dove invece dovete migliorare tanto, proprio dal punto di vista tecnico?
Sì, secondo me siamo una squadra che batte bene, però possiamo migliorare anche la battuta, possiamo migliorare tante cose. Anche in difesa possiamo migliorare ancora perché abbiamo i sistemi che non sono ancora non chiaro, però che non lo facciamo da occhi chiusi ancora. Il muro a tre al muro possiamo migliorare tanto. Cioè, questo è veramente il lato positivo, è che la sensazione che possiamo crescere tanto. Abbiamo una non so come si dice, una strada di crescita, no? Che vediamo che possiamo avere, e quello è molto positivo. Ervin, c'è sempre questa questione con Rado, no? Sull'attacco di prima intenzione dalla palla, ma tu gli hai fatto vedere che sei anche capace di farla finta e poi palleggiare, quindi fare tre tocchi, perché non l'abbiamo ancora vista. Sta arrivando, sì, stiamo lavorando, però la volta che lo faccio devi andare giù la palla. Quindi sto aspettando il momento giusto per farlo. In queste prime partite di essere anche cinica, perché come Sora non abbiamo giocato bene, ma non ha mai perso di vista l'obiettivo di vincere 3-0 e ci è riuscita. Mi sembra molto solida parlando di fondamentali a ricezione, in tutti gli altri fondamentali secondo me abbiamo dei ampi margini di crescita e questo ci fa assolutamente ben sperare per il futuro. Altro? Direi che grazie. Facciamo una foto. Sì.